Amici dell'incazzato.it, è stata una settimana cruciale questa sul fronte dell'inquinamento ambientale in Campania, perché finalmente il Senato della Repubblica Italiana si è accorta di quello che sta succedendo in Campania e ne ha chiesto conto al professor Antonio Marfella del Pascale. Ci troviamo qui appunto per parlare di questa situazione. Professore, come sta andando realmente la situazione? Beh, in termini di informativa parlamentare non è una cosa di oggi. Io mi sono infatti presentato purtroppo non più come un ricercatore né tantomeno in sede formale come un appartenente alla Fondazione Pascale, istituto prestigioso sanitario, ma come il povero professore Pazzaglia, il professore del Cavalluccio Rosso, perché sono alla quarta audizione parlamentare, cioè purtroppo la tragedia campana, e abbiamo ormai chiarissime indicazioni, nasce nell'88. Dall'88 purtroppo al 12 settembre 2013 non è stato fatto nulla. Abbiamo fatto, ogni legislatura ha fatto le sue commissioni, c'è stato le commissioni Ecomafia, le commissioni Senato, Sanità, come in questo caso, le commissioni Ambiente. Se noi andiamo a vedere le migliaia e migliaia di pagine che sono state scritte e anche con relativi costi, su quello che è la regione Campania, ancora oggi sentiamo dei senatori che stanno chiedendo appunto si tolga il segreto d'ufficio alle rivelazioni del pentito Schiavone, che sono del 1993. Il problema per cui io ho cercato di sottolineare stavolta è proprio questo: io non vengo qui come scienziato, io vengo qui come il professore del Cavalluccio Rosso che vi ripete per l'ennesima volta: abbiamo un problema, ma più che lo studio, perché mentre il medico studia il malato se ne muore, anzi purtroppo in Campania è già morto. Allora è stato trasmettere, e qualcuno ha detto con la pancia, io direi con passione, come invece la passione è quella che purtroppo manca a tanti medici, e quindi ho dovuto rilevare che manca ancora proprio la volontà di affrontare certi discorsi non soltanto dal punto di vista numerico, freddamente di numeri, è vero, con la razionalità della ragione, ma anche con la necessaria passione di un popolo che è massacrato da 20 anni e che continua ad essere massacrato ancora per un motivo che a mio parere è ancora più grave di quello dell'azione camorristica, perché si continua ancora a negare il problema. Allora, questo non lo permettiamo più. E non è che siamo noi che non lo vogliamo permettere più. È incredibile come tanto più si fanno commissioni e tanto più si cerca sia di discreditare persone come me, sia di sminuire la realtà del problema, veramente tanto più stiamo rilevando una volontà provvidenziale affinché questo problema non venga sottovalutato. Io per primo ho avuto questa sensazione quando ho formato e poi, diciamo, il testimone della protesta e soprattutto della spinta civile è passato a un prete come Maurizio Patriciello, e ancor più abbiamo rilevato come, uscendo da un'audizione al Senato in cui probabilmente ci si è dato più peso a quello che voleva essere la razionalità e consentitemi, ormai abbondantemente ritardataria rispetto all'urgenza delle cose da fare immediatamente, come per esempio immediatamente bloccare alla coltivazione almeno qualche metro quadro nel frattempo che contiamo i morti, uscendo da questa audizione che non ci aveva dato troppa soddisfazione, abbiamo avuto l'audizione col Papa, il quale ha dato direttamente soddisfazione, e diciamo adesso, come purtroppo sta accadendo, e questo spaventa molto quelli che noi chiamiamo i negazionisti, adesso quello che è cambiato è che non è più qualche pazzo, qualche medico o qualche cittadino. Onestamente la Chiesa per prima, che diciamo si rende conto che c'è un problema grave in termini di salute nel territorio di Terra dei Fuochi, ed è lei che sta spingendo con grande efficacia il governo nazionale a prendere le dovute contromisure. È evidente che noi abbiamo avuto sul nostro territorio molti ministri, dalla Di Girolamo al ministro Balduzzi, al ministro Orlando. Ognuno sta cercando di fare onestamente il proprio dovere quanto meglio è possibile, finalmente dando quello che è la centralità di disastro ambientale al problema della Terra dei Fuochi. È evidente che non è merito mio, è evidente che non è merito dei cittadini massacrati, è evidente il merito di un preciso impegno della Chiesa Cattolica Italiana in un territorio che la Chiesa Cattolica Italiana ha identificato come purtroppo a grande rischio e di grande sofferenza, per motivi sinceramente che noi ci sorprendono sempre di più e che sono ambientali
e non criminali, ma industriali che ha sfruttato la camorra. Questo pure va detto, va chiarito. Stiamo cambiando i termini della questione, cioè ormai è chiaro che il problema non sono più i rifiuti urbani, come ci hanno fatto sempre credere, ma i rifiuti industriali. Ormai è chiaro che il problema della camorra sono gli stessi camorristi, come ha confessato Schiavone, ad essere stati presi in giro e quindi ad aver avvelenato se stessi. Ormai è chiaro che praticamente c'è una situazione in cui, ed è questa la cosa che mi ha spinto di più a cambiare la mia vita, è stata stravolta la mia vita, e per questo sono diventato il professore del Cavalluccio Rosso, quando nel 2008 tutti abbiamo aperto gli occhi sul disastro, appunto Terra dei Fuochi, perché si chiama Terra dei Fuochi, dobbiamo ringraziare Saviano con Gomorra che ha aperto gli occhi a tutti. Purtroppo io già nel 2008, e adesso i camorristi ci danno ragione, avevo scoperto che Gomorra era una grave, pesante sottovalutazione della realtà. Ricordate che quando uscì Gomorra, i camorristi subito risposero: bugiardo, sei un falso, è tutto falso. La macchina del fango. Sì, ma la risposta immediata, indipendentemente dall'attacco personale a Saviano, fu: racconti bugie, non è vero, non è così grave quello che dici, ve lo ricordate? Cioè la prima reazione di tutti i camorristi casalesi è stata questa. Adesso le ultime dichiarazioni di Schiavone quali sono? Gomorra è una favola. Professore, la macchina del fango ha colpito anche lei in questi anni? Questo non è un problema, perché sono scelte che si fanno. Diciamo che il tentativo di discredito è stato continuo e costante, proprio perché c'è una volontà ovviamente di sminuire il problema. Purtroppo io a suo tempo ho visto e ho compreso la gravità di quello che stava succedendo, innanzitutto perché al contrario di molti colleghi che parlano ancora, parlano sui numeri, io ho parlato girando i territori, questo mi è riconosciuto, cioè io non mi sono messo semplicemente a raccogliere numeri che magari non ti danno nemmeno e poi a ragionare sul numeretto, un morto più e un morto in meno. Innanzitutto noi siamo del Pascale e quindi non sono solo io sono quello che probabilmente è più visibile, ma noi del Pascale tutti, cioè l'intera Fondazione Pascale ha preso coscienza che quei numeri erano persone e che quelle persone stavano soffrendo, e tutto il Pascale si è annotato quanto sia abbassata l'età di incidenza. E se io sono entrato in questo istituto dove il cancro riguardava gli ultra sessantenni, adesso noi stiamo operando i quindicenni, stiamo operando addirittura al limite delle nostre competenze, perché noi non siamo un istituto pediatrico. Questo ha sconvolto tutti i medici del Pascale, non solo me. Poi c'è qualcuno come me che ha preso in carico maggiore l'obbligo di fare presente questo a tutte le istituzioni sanitarie, e però adesso è tutto il Pascale che si muove in questa linea. Io forse sono stato il primo, l'ho fatto con più pancia, come si dice, io dico con più passione, perché per me quelle persone non sono mai state numeri, sono sempre state persone, e ne abbiamo viste tante in questo istituto, e ne voglio ricordare solo una: quando nel 2008 c'era l'attacco a Taverna del Re, di cui si parla tanto oggi anche per l'inceneritore, qua veniva a morire la signora Anna Varriale, che era una di quelle che si sedeva rischiando di essere schiacciata dai camion che portavano i rifiuti a Taverna del Re. Era una nostra ammalata di cancro che non venne a fare le chemioterapie consapevolmente, perché non lasciò il presidio di lotta a Taverna del Re, e che per questo poi morì più velocemente rispetto agli altri, perché c'è una bellissima foto dove lei mi piaceva vivere, e quando sul letto di morte mi chiamò mi disse: dottore, la prego, non smetta mai di combattere.